Salve ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e benvenuti a questa 16ª puntata di Minecraft con Modpack Vaults. Quello che faremo quest'oggi è un macchinario davvero, davvero molto utile. E vi farò vedere subito, scusate la voce, ma ho perso un po' di voce in moto, e vi farò vedere subito a cosa serve, e successivamente, dopo questa breve spiegazione, andremo subito avanti col crafting. Allora, innanzitutto vi anticipo che sto sciogliendo 26 di steel. Ho deciso di farlo piano piano in anticipo, infatti ho fatto un casino di carbonella nel frattempo, così almeno evitavamo di fare così tanto steel in registrazione per evitarvi noi. E nel frattempo volevo salutare, come al solito, i miei saluti sono brevi brevi. Mi sono impallato. Ok. Solid Snake 9527, nuovo iscritto, sì, se non sbaglio, nuovo iscritto. E Pivano 99, che lo saluto come al solito, visto che ha commentato parecchio e mi sta abbastanza simpatico, e ci diceva che E se potevamo fare dei video leggermente più corti e più però molto più, come si può dire, più video praticamente e meno lunghi. Cercheremo di fare quello che si può. Ovviamente, come vedi, i crafting sono abbastanza lunghi e quindi i video si prolungano. Però, vedi, adesso in questo momento ho cercato di fare lo steel da solo, così almeno il video sarà leggermente più corto e si potrà spiegare di più. Gianlumena 98, come al solito, grandissimo Gianlumena, e De Manu Anti, che è un nuovo iscritto. almeno penso, a me le iscrizioni mi arrivano le mail, mi arrivano tutti un colpo con le nuove iscrizioni, quindi non so benissimo chi sono i nuovi iscritti o meno. Comunque, un grandissimo saluto a tutti quanti e grazie per seguirmi. Allora, ovviamente col mio fine italiano, proprio finissimo. Allora, qua 24, 25 li raccogliamo e stavamo dicendo di questo macchinario che dovevamo fare. Questo macchinario è il Tunnel Bore. Tunnel Bore fa sempre parte della Railcraft, è un macchinario davvero molto utile per chi va in miniera. Oddio, tutti dovremmo andare in miniera in Minecraft, almeno penso. E questo macchinario è E dire trivella è il termine sbagliato, però gergalmente lo chiamano talpa qui nel nostro mondo reale. E serve, è il macchinario, in poche parole, che scava le gallerie. Le nostre gallerie che percorriamo ogni giorno vengono scaricate da queste, tra virgolette, talpe. E l'hanno aggiunto anche in Minecraft, molto comodo perché, dicevo, in miniera va avanti, scava, ci spiana la strada e ci lascia tutti i drop per terra. Comunque il funzionamento lo vedremo dopo. Adesso vediamo come si crafta. Ecco qui. Innanzitutto è composto da due crafting. Il primo è il macchinario in se stesso, il tunnel board. E il secondo sono le teste rotanti, che si possono fare in steel, in ferro e in diamante. In questo caso penso che lo faremo in forse steel o in iron, questo non ci ho pensato tanto bene e spero di non pentirmene, spero di avere i materiali per craftarlo, perché sono rimasto con l'acqua alla gola per andare a trovare del ferro, così tanto ferro, almeno così tanto. E per noi adesso è tanto, poi mano a mano che andremo avanti, se faremo questo tunnel bore ho deciso di fare subito questo qui, così almeno avremo sempre più materiali, perché ci volevo fare degli altri, volevo fare degli altri macchinari, vi dico la verità, però non ci bastano i materiali in se stesso. Quindi facciamo questo macchinario e poi successivamente faremo i prossimi. Il crafting del tunnel bore. Tunnel bore, allora, semplicissimo: un minecart con la chest, due minecart vuoti, due fornaci e due blocchi di steel. I blocchi di steel si fanno semplicemente con 9 lingotti di steel. Ok, e invece le teste, vediamo così almeno lo scegliamo, non so se sceglierlo adesso o dopo. Penso che si facevano, lo faccio, forse avevo calcolato per fare questo qui di ferro, penso. Comunque, 8 di steel nel caso della testa in ferro, Iron Bore Head. 9 di steel e un blocco di iron. Stessa cosa per quello di steel, che però ha al centro il blocco di steel. E invece quello di diamante ha un blocco di diamante. Ci vogliono 9 diamanti. Però è anche vero che è quello più veloce e che rompe tutti i materiali.
Ok, allora andiamo subito al crafting. Innanzitutto ne ho fatti 25 di steel, così almeno ne faccio uno qua in registrazione, così almeno che per chi ci segue per la prima volta capisce come si fa. Innanzitutto, sì, qua abbiamo 14 di carbonella, sto continuando a buttarci dentro legna, buttiamoci ancora della legna e prendiamo questo carbonella. Creosote oil qua ne stiamo facendo, come stiamo facendo, e servirà perché il tunnel bore ha necessità anche dei binari, perché ovviamente cammina sui binari. Ok. Allora abbiamo detto, allora che dobbiamo fare dello steel? Allora io dovrei avere già del ferro sciolto, eccolo qui. Allora, uno si mette uno di ferro al centro come al solito e 4 di carbone o carbonella, molto molto meglio la carbonella visto che ha un costo inferiore. E si ha lo steel dust. Lo steel dust si cucina. Ecco qui. E possiamo tranquillamente. Eccolo. Sì, credo che lo faremo una testa di ferro perché stavo vedendo adesso che ho abbastanza ferro, credo. Un trucchetto, ragazzi, che volevo farvi vedere, che non vi ho fatto vedere nelle puntate scorse, perché l'ho scoperto da poco frequentando Dotten 98, che lui sperimenta sui vari modpack, e molti modpack hanno cose in comune, come ad esempio questa mod che ci consente di vedere tutti i crafting. E questa mod qui che ci consente di vedere tutti i crafting, che si chiama anche Nei, Noten Out Item, allora ha la possibilità non solo di cercare, ad esempio, che ne so, vogliamo cercare iron e ci dà iron, vabbè. E ci dà tutte le cose che hanno affinità con l'iron. Ma ci dà anche la possibilità di cercare, ad esempio, se noi siamo tutti incasinati, come nel mio caso, che ho dovuto fare una cesta e schiapparci la roba così a muzzo perché non sapevo più dove mettermela. Perché sono un grande disordinato in questi video. Anche se di solito non lo sono, mi sistemo tutto nelle casse. Non so come mai qui dove sta disordinato. Comunque, e di cercare, ad esempio, qua adesso io sto cercando la Gunpowder, che ovviamente già ho visto, però, ad esempio. Gunpowder, se noi clicchiamo due volte sul, eccolo qui, vedete che ce la dà più chiara. Se noi clicchiamo due volte sulla barra di ricerca, ci dice le cose che abbiamo. Vogliamo cercare il gold? Abbiamo del gold? Gold, eccolo qui, i gold nugget in questo caso e il gold ore. Ultima cosa, vabbè, che non ti avete capito, se vogliamo cercare ad esempio il coal, ci dà il coke coal, il coal coke, vabbè, solita battuta. La carbonella e il coal normale. Comunque, ecco qui. Per ritornare alla modalità normale, riclicchiamo due volte qua e via. Ok, e abbiamo trovato. Vi ho fatto vedere questa nuova. Aia, ho tirato una botta contro la scrivania. Vi ho fatto vedere questa nuova cosa. Un altro aggiornamento era che vi avevo lasciato, che non sapevo cosa serviva il vapore. In questo modpack, almeno per il momento, non serve utilizzare il vapore. Il vapore serve semplicemente per alimentare proprio macchinari a cui servono. Una cosa da cui sono stato avvertito è di non mettere l'acqua, come abbiamo fatto noi l'altra volta, perché ci abbiamo veramente rischiato, l'acqua. E quando il motore è caldo, perché quando è caldo il motore, ci mettiamo l'acqua, potrebbe esplodere. Quindi è meglio tenere sempre l'acqua a livello massimo. E quindi la prossima volta che lo utilizzerò, sicuramente lo riempirò d'acqua. Quindi basta semplicemente mettere carbonella, attivare la leva e il motore va. Mi raccomando, sempre l'acqua e mai metterlo a motore caldo. Quindi quando scalda troppo, spegniamo il motore per evitare, se scalda senza acqua, spegniamo il motore per evitare esplosioni. Ok, io l'ho buttata lì, poi non so se è così, però a quanto ne ho capito effettivamente il funzionamento in grandi linee, grossolanamente, è questo. Allora, c'eravamo sì, lasciati al crafting, che adesso non so a memoria, quindi andiamo a controllare. Allora, dobbiamo fare due fornaci. Mi sa che invece col ferro non ce la facciamo, perché bisogna fare anche i minecart. Porca vacca. Allora, nel frattempo scegliamo, andiamo a sciogliere il ferro. Sciogli il ferro, ho messo lo zombie, già mi ha scassato. Allora, e facciamo due fornaci. Molto complicate da craftare. Eccole qui. Due
fornaci. Ora bisogna fare i minecart, che se non sbaglio era una U di ferro. U di ferro, perfetto. Allora mi sa che non ce la facciamo a fare la testa di ferro. Bisogna andare a trovare poi del ferro giù. Vedete perché, vedi, più vanno 99, che perché i video poi si prolungano un po', perché non ho calcolato bene il ferro che serviva, non ci ho pensato e vabbè. Sono tutte cose che vengono, questo è il bello della, tra virgolette, diretta registrata. Allora, quindi dobbiamo fare. Intanto mi arrivano le mail. E dobbiamo fare quindi 4, 8, 12 di ferro. Che cavolo però. Mi girano, perché non, sono, non basta mai materiale. Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Oh, ma giusti, giusti, eh. Una cassa che mi ha messa sopra. Speriamo di avere. Allora, andiamo subito a ricampare del legno qua dentro. Oh, mamma mia, sti zombie, ragazzi. Andiamo di legno. Adesso la mettiamo qua. Meglio sempre lasciare accesa quella fornace, ragazzi, eh. Perché l'olio può sempre servire all'ultimo. Ma no! Che coefficiente. L'olio può sempre servire e poi magari, visto che ci fa un casino di tempo per farlo, è un casino. No, ho spento la fornace. Ragazzi, se volete farla funzionare a carbone, la fornace potete farla funzionare tranquillamente a carbone, però alla fine per poi avere delle non conviene, non, boh, non lo so, poi boh, da voi decidere. Ok, quindi adesso ci serve un minecart e una chest, voilà, ok, e se non sbaglio servono due blocchi di steel adesso. Sì, perfetto, facciamo i due blocchi dello steel. Perfetto. Mi sa che mi sono fatti i calcoli sbagliati di nuovo. Comunque, morale della favola, che dobbiamo andare un attimo. Oh, oh, oh! Allora sei uno stronzo! Oh, pure con l'armatura! Dai, droppamela però. Oh, dai, con la spada di pietra. Oh, non mi ha droppato niente, sto stronzo. Ma guarda te, maledetto! Mi ha fatto spaventare. Per di più mentre stavo craftando. Stavo per perdere i cubi di ferro. Che l'ho lasciati lì per terra e non me ne è neanche droppato niente. Bravo, bravo, bell'amico, bravo, bravo. Comunque, mi sono preso un crepacuore. Allora. Ok. 1, 2. Due fornaci. E se non sbaglio era così. Ecco qua il tunnel bore, perfetto. E adesso arriva il bello, bisogna fare la testa e non abbiamo più niente. Allora, 8 di steel ce l'abbiamo, anche i conti me li ero fatti giusti. Adesso ci servono o 9 di ferro o 9 di steel. In questo caso 9 di ferro, quindi bisogna andare a trovare almeno 5 blocchi di ferro da qualche parte. Perché poi se li mettiamo come al solito nel crusher, no, enrichment chamber, riusciamo a averne il doppio. E io volevo fare proprio in questa puntata, volevo fare il macchinario che ci consentiva di farne 3 anziché 2 di dust. Però ci vogliono un bel po' di materiali come l'obsidian dust. Dust ossidiana. Ragazzi, va bene, scendiamo giù. Con la scusa che scendiamo giù vi faccio vedere cosa ho trovato. Stavo scavando qui per trovare del ferro perché, come vi dicevo, ero in ricerca di ferro. Qua sembra che non ce ne sia, zolfo e via dicendo. Ho visto male. Ok. Mi esploro il tunnel, esploro soltanto e cerco solo il ferro. Intanto guardo su perché forse l'ho lasciato. Noi in puntate eravamo rimasti in questo punto qua. Vado avanti, dico, cavolo, è già finito il tunnel, ma che tunnel stupido. Piccolo piccolo. Scavo due blocchetti di sabbia e eccolo lì, c'è un altro pezzo di miniera. Anzi, in questo caso proprio di anche di là il canyon.
vedendo che c'è un casino di platino, ma niente ferro. Qua se non sbaglio neanche ce n'è rapidità. Ui, dai, su, fammi entrare, sì, io scavo col piccone. Vabbè, non c'è niente da fare, sta qua va tappata. E fino lassù non ci vado, non ce ne voglio arrancarmi lì. Allora, zolfo, zolfo, zolfo. E allora, mamma che pelo! Sto cadendo giù di sotto. C'è ragno? Non voglio di cadermi nella lava. C'è una cosa, togliamoci dal pericolo e poi andiamo a affrontare l'eventuale ragno. Oh, ma qua c'è un altro pezzo di miniera, non l'avevo visto. Eccolo dov'è lo stronzo. Grazie ragno. Sei stato tu a fammelo scoprire. Pure un ragno velenoso. Ah no, ragno normale. Perfetto. Allora, pezziamo subito una torcia su di sopra. Oh, hai flash. A posto. Solo del ferro ci serve, eh? Eccolo lì. Grazie. Adesso pezziamo due torce per sicurezza. Ragazzi, ma io qua sto trovando miniere su miniere. Buona sta cosa. Buona, buona, buona. Peccato che nelle miniere. Adesso lì il ferro l'ho già visto, ragazzi, eh. So che vedete buio, tranquilli, metto subito le torce. C'è uno slime qua da qualche parte. Ah, eccolo lì. Dai, andiamo a prenderlo, dai. Ragazzi, prendiamo lo slime, dai. Sì, mi serve un blocco. Oh, se muoio qui. Vai indietro però, che sennò non posso prenderti. No, non cadere. Vieni qua. Vieni qua. Adesso so già che lui se ne va giù di sotto. Ah, benissimo. Ecco, uno è andato giù di sotto. Prendiamo un po' di squacchiatine di mucco di naso. Ok. Molto utili per gli sticky piston. Oh, perfetto. Poverino quello slime. Mi sa simpatico gli slime. Vabbè, oh, ci rimani. Io te l'avevo detto di non andare giù. Allora, rompiamo sto ponticello per evitare contatti con mob. Bene. E alla fine il video si è andato a finire in miniera, come al solito. Sempre risposta a Pivano. Allora, uno. Facciamo lì uno 5 almeno, eh. 2. 3. Ok, a posto, siamo a posto, mi ho trovato quello che ci serve. 4, 5, 6 e 1, 7. Perfetto, ci andiamo a casa contenti. Scusate per la luminosità. E adesso devo scendere e fare attenzione di non cadere nella lava. Scusate, ma si attappo qui? Mi evito le paure per niente. Ok, allora teoricamente sono venuto qua. Eccolo lì, mio amico. No, 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 non tu, non tu. Fammene andare. Adesso non c'è voglia di sfidarlo qua in mezzo all'acqua. E là lo slime ci rimane, oh, fa niente, per una paletta di slime. Non c'è voglia di andare a sfidare i creeper nell'acqua. Anche se l'esplosione dovrebbe essere contenuta, ah ma no, solo nell'acqua ferma se non sbaglio l'esplosione è contenuta. Bene. Per chi non avrebbe, sì, per chi non avrebbe visto. Per chi non avesse visto, era sceso un creeper vicino allo slime. Bene. Allora, abbiamo preso tutto. Quante palette di slime abbiamo preso? Sai, va bene. Comunque sappiamo che lì spawnano gli slime. Perfetto. Saliamo. Dai, bene, siamo stati abbastanza fortunati. Abbiamo trovato un altro pezzo di miniera e a me, come al solito, mi telefonano. Adesso chiudiamo la telefonata. Voilà. Silenzioso. E via. Allora, mettiamo subito a fare il dust del ferro. Ma questo è il copper. Ok,
abbiamo acceso il frigo. E dobbiamo fare altro nel frattempo? No, dobbiamo aspettare semplicemente che... Allora, quanto ferro c'è? Allora, 8, ce ne serve 9. Una cosa, 2. Bisogna fare, ragazzi, intanto mi allontano così almeno non si sente casino. Bisogna fare dei... qua praticamente si possono mettere dei potenziamenti per questi macchinari. Adesso non so se anche della fornace. E che ci consentono proprio di far andare più veloce il processo, in questo caso dell'enrichment chamber. E anche degli altri macchinari che lo supportano. Poi vedremo anche questo nelle prossime puntate. Vi anticipo sempre tutto e poi mano a mano lo faremo. Quindi non sono uno che si scorda. Mi sono ricordato anche che bisogna fare i pannelli solari e i vari altri sistemi di alimentazione. Però visto che abbiamo la batteria già bella carica, aspettiamo un attimo prima di fare tutti quanti gli altri sistemi. Dai. Continua a arrivarmi messaggio: oh, si è scordato, non si è scordato. No, no, ragazzi, non mi sono scordato, solo che cerco un po' di equilibrare il tutto. Adesso è meglio fare un po' di minerali. Ok, perfetto. Quindi bisogna fare un blocco. Eh sì, un blocco con l'iron dust, ma che deficiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E sto zombie ci ha scassato. E non dico cosa. Ecco, qua nel frattempo abbiamo finito anche la legna da mettere qua dentro. E vabbè, dopo gli farò il rabbocco. Riempirò di nuovo. Sentite ragazzi, per stare qua a farmi a fare i cretini, rompo un albero al volo e faccio il rabbocco al forno. Sempre meglio averlo acceso, come ho già detto. Tanta voglia, è molto lento, un albero basta e avanza. Perfetto, piantina. E via, facciamo la bocca al forno. Legna, 5 di legna. Ah, ecco, pensavo non si accendesse più. Allora, intanto qua ha finito e abbiamo usato quel tempo, l'abbiamo trasformato in tempo utile. Vedete ragazzi che bella formula? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Un blocco di ferro. Mettiamoci lo steel intorno. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 e 8. Perfetto. Perfetto ragazzi, perfetto, perfetto. Abbiamo craftato tutto quello che ci serve, almeno penso, spero di non essermi dimenticato niente. Portiamoci i binari sotto, perché ci servono. Portiamoci anche del carbone, che non so se serve, ma può sempre servire. Prendiamone un po' di meno. Perché ci serve? Perché questo macchinario per il momento, il tunnel bore, sì, tunnel bore, ci serve, viene alimentato nel senso a carbonella. Se a carbone o a carbonella, non lo so, se va a carbonella ancora meglio. Scendiamo giù in miniera, così vi facciamo vedere come funziona. E poi ragazzi, ho intenzione di collegare tutta la miniera con i binari. E far arrivare, poi così almeno lo facciamo insieme, e far arrivare tutto automaticamente su di sopra da noi, quindi scava e poi dopo noi prendiamo tutto il materiale. Ovviamente con questo sistema di... con questo sistema che voglio fare io, nelle casse dobbiamo mettercelo noi il materiale, dobbiamo stare quindi noi in miniera. Proprio perché avevo detto che non mi piacciono molto i sistemi proprio automatici al 100%, e in questo modpack, se non erro, non vorrei errare, poi magari andando avanti scopriremo nuove cose, non si può fare automatizzato al 100%. Allora, un tunnel, possiamo iniziare da questo qui. Adesso, se non sbaglio, il tunnel deve essere già prescavato di 2x2, se non erro. No, 3. Mi sa che, e quindi mi sa che bisogna fare un altro tunnel di qua. Proviamo a allargarlo. Proviamo a allargarlo un po'. Mi sa.
mi sa che vanno 3x3. Non ricordo, ragazzi, non ricordo davvero. Facciamo due esperimenti, vediamo subito. Bisogna comunque praticamente iniziare un tunnel, e forse è 3x2. Qua già avevo mezzo scavato io. Adesso mettiamo subito due torce, ragazzi, tranquilli. Avevo scavato io lì di fianco, che avevo trovato del carbone. Ok, dai, già che ci siamo, scriviamo anche qua. Così vi faccio vedere il funzionamento. Perfetto. Praticamente come funziona? Prendiamo i binari in mano. Facciamo una pseudopista. Adesso non so di quanto è il minimo. Comunque i binari poi si possono riprendere, non vanno lasciati per sempre. Penso che così vada bene. Prendiamo il macchinario. Allontaniamoci. E lo mettiamo sui binari. Eccolo qui! Però mi sa che andava un po' più alzato. Comunque va bene anche così. È un macchinario veramente enorme. Speriamo che cammini. Sì, sembra che vada bene. Vediamo poi come scava lui. Tasto destro sul macchinario. Mettiamo la testa qua dentro. Qua si metterà il carburante, che in questo caso è il Coal. Proviamo col Coal, ma poi volevo fare un azzardo e provare col Carch Coal e provare anche col Coke Coal. Vabbè, che comunque dovrebbe avere un po' più di durata, però forse potrebbe andare a Coke Coal, o a Col Coke, nel senso perché fa parte sempre della stessa mod. Qui vanno messi i binari che metterà, sì, intanto si sentono i suoni, che metterà il macchinario man mano che va avanti. Quindi poi quelli che lascia dietro di binari possiamo tranquillamente riutilizzarli, quindi romperli e rimetterli nel macchinario. Però per come gioco io, che dobbiamo fare questa cosa tutta un po' automatizzata, i binari li lasceremo per poi far scorrere i minecart avanti e indietro e pieni di minerali. Qua va il ballast. Ballast cos'è? Noi ci mettiamo dentro un materiale che non ricordo se... Ah, la grave, in questo caso la cobblestone non la prende. Boh, vabbè, ci saranno dei materiali che qui va bene, qui no. Che praticamente questo materiale, man mano che va avanti, mettiamo caso trovi un buco. Adesso non so se funziona anche per i buchi profondi più di 2, quindi ad esempio anche per i canyon. Quando va avanti, mette questo materiale sotto i binari. Quindi ad esempio magari la grave la vuole, forse prende anche la sabbia normale, vediamo. No, la sabbia no, forse va bene solo la gravel, non ho idea su questo. La terra? No, per il momento prende solo la gravel. E almeno per i materiali che abbiamo noi. Vediamo un po' se si prende un cubo di minerale. No, boh, sembra solo gravel. E mette sotto i binari, cioè quando passa sul vuoto, mette sotto i binari questo materiale. Quindi magari prende la gravel perché cade una sopra l'altra e quindi può fare degli specie di ponti. Ok, facciamo partire il materiale. Proviamo col carcoal. Va col carcoal, perfetto. Perfetto. Sta già scavando, come vedete, che mi ha lasciato della roba lì. Ecco, sta sparando dal cu. Stavo dicendo una cosa che non dovevo dire. Comunque, va avanti e sta scavando. Si è già spento, consuma un casino. Voilà, eccola lì che va avanti, ragazzi. Vedete? Man mano che va avanti, lascia i materiali sotto. Li fa cadere da dietro. Piazza i binari e lascia i materiali. Andiamo a vedere davanti come lavora. Se mi fa passare sto culone. Oh, mi fai passare? Ok. Ovviamente per toglierlo dai binari come un minecart tranquillamente. Tu 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 e va e via. Alla fine andava fatto 3x3 il tunnel, ragazzi, perché lui lo sta scavando 3x3. Andiamo avanti. Andiamo avanti e andiamo a vedere come lavora. Quando trova della lava, ragazzi, adesso non so se fa così anche per l'acqua. Quando trova della lava, si ferma. Ecco come gira. Qua c'è la testa davanti che gira. E lui. Metto una torcia. C'è la testa rotante, come vedete, purtroppo c'è la torcia davanti. Quando trova della lava, ragazzi, si ferma, dicevo. Non so se va anche per l'acqua lì. Scorreggia anche fumo. Voilà. I binari, come dicevo, si possono tranquillamente riciclare. Carbone, coal, carcoal. Ah,
Quindi si carica già automaticamente di carbone. Si carica anche quando trova il carbone, si autoricarica. Bene, questa cosa qui non la sapevo, ma scalzone perché il carbone mi serve. Comunque mi sa che quando è carico totalmente il carbone lo sputa fuori. Come dicevo, macchinario molto utile, ma bisogna starci dietro per questo motivo qua. Quando lui scava, intorno non toglie i materiali, quindi non ci dobbiamo star dietro e far sì che il tunnel sia bello pulito, quindi andare a raccogliere i materiali dietro di lui. Adesso lui finisce i binari e niente, spegniamolo, quindi togliamoli carbone e carbonella. Appena finisce, eccoli, si è spento. Voilà. Qua ci dà la durata della testa perché la testa comunque finisce. E niente ragazzi, dai, come macchinario è davvero molto utile. Ovviamente bisogna un po' prenderci la mano perché cammina e i tunnel vanno fatti bene. Io adesso non sapevo che andavano fatti di queste dimensioni. Magari glieli faccio di nuovo riscavare, o se no questi qua li continuo a scavare a mano e i prossimi glieli faccio fare a lui. Comunque è davvero molto utile anche perché lascia dei tunnel, dei bei tunnel ed è molto utile. Bene, mi sono ripetuto un casino, mi dispiace per tutte le gaffe. Vi ringrazio, grazie mille ragazzi per la visione, per la visualizzazione, no, come volete dire. E mi raccomando, se vi piace il video mi piace e mi raccomando iscrivetevi se vi sto simpatico. E così almeno potete vedere se vi sto simpatico. Oddio, ho detto una cavolata. Se vi sto simpatico o se volete seguire questo let's play inclusa guida. Bene ragazzi, dai, mi sono prolungato un po' troppo. Ciao a tutti ragazzi e ciao! Oddio, l'ho ripetuto due volte, ciao.